Un Arezzo dunque che non è riuscito forse a far vedere, no, Ettore, quello che magari voleva. Intanto però ovviamente ti chiedo come sono andati questi primi giorni anche di impatto con la città. No, sicuramente un impatto positivo. Ecco, dispiace per ieri, dispiace perché io in primis ci tenevo a partire bene con una grande prestazione, poi chiaramente il risultato viene sempre di conseguenza e quindi c'è un grande dispiacere. Ho visto, insomma, che c'è stata grande presenza di pubblico a Pisa, so che è una cosa assolutamente insolita da tanti anni a questa parte per la città di Arezzo, quindi sicuramente questo era qualcosa che ci responsabilizzava di più. Dispiace, però io parlo per me stesso, ma penso per tutti i miei nuovi compagni, sicuramente abbiamo provato a dare il massimo, abbiamo trovato di fronte una squadra preparata, una squadra che è riuscita a metterci in difficoltà. E quindi accettiamo il risultato del campo, ma pensiamo già, insomma, alla prossima partita. Anche se poi questi due gol è stato bravo ovviamente Shani, ma sono anche due gol, due episodi se vogliamo, no? Tra l'altro sul secondo c'è anche, non si capisce neanche se la posizione era poi regolare o meno. Sì, io l'ho definita così anche nel commentarla, magari con amici o compagni. Sicuramente gli episodi sono sempre un po' l'ago della bilancia del calcio. È chiaro che magari se il primo tempo fosse finito sullo 0-0, al Pisa sarebbe subentrata magari quella pressione derivante da due sconfitte, quindi chiaramente lo stadio avrebbe messo una pressione diversa nei confronti della squadra e noi avremmo potuto giocare in maniera diversa. È anche vero che prima del loro gol forse noi non stavamo facendo poi così male, forse qualche passaggio di imprecisione, qualche distanza un po' lunga, però penso che eravamo abbastanza organizzati. Non ho ancora rivisto la partita, quindi non voglio giudicarla troppo, però questa è stata la sensazione in campo, semplicemente questo. Io ripeto, poi ho avuto un problemino, quindi sono stato costretto ad uscire, però al secondo tempo, per quello che ho visto l'ultima mezz'ora, sì, ecco, questa occasione, anche il colpo di testa di Madrigali, quindi bastava l'episodio e la partita magari si poteva riaprire. È anche vero che Eusebio ha fallito una ghiotta occasione per loro, però riallacciandomi al discorso fatto prima, io penso che troppe volte si vada verso i luoghi comuni della mancanza di cattiveria, della mancanza di grinta. Io penso, ormai gioco a calcio da tanti anni e non penso che un giocatore vada in campo senza grinta, senza cattiveria, soprattutto quando le motivazioni ci sono e c'era anche la tranquillità. Purtroppo, secondo me, fanno la differenza gli episodi, le individualità che nelle singole partite sono veramente sottili. È chiaro che magari noi avevamo qualche ragazzo giovane, magari una squadra che non ha la giusta personalità per affrontare ancora, la giusta maturità per affrontare ancora questo tipo di partite. Sono ipotesi, sono tesi che magari io butto là, conoscendo io in primis ancora poco la squadra. Quindi riterrei azzardato magari dare un giudizio semplicemente sulla mancanza di aggressività e di grinta dell'Arezzo. Ripeto, io ho visto comunque sia una squadra che aveva voglia di lottare, è chiaro che magari le difficoltà all'interno di una partita delicata come questa possono essere tante altre. Volevo chiedere, detto che tu hai passato la prima parte di questa stagione a Siena e forse un po', non so se definire la travagliata può essere giusto, nel senso che c'è stata prima la gestione Azzori, no? I tantissimi pareggi, una squadra anche molto esperta, tra virgolette, no? E poi alcuni di questi, poi è stata adesso completamente ringiovanita. Ecco, che esperienza è stata?
Io esco da Siena letteralmente dispiaciuto perché secondo me è mancata una gestione totale dall'alto. Non mi vergogno a dirlo perché mi dispiace, perché comunque sia ho altri 2 anni di contratto a Siena e sono andato là per un progetto importante. Purtroppo però alcuni magari problemi tecnici che possono essere all'ordine del giorno del calcio sono stati un po' non presi in considerazione come dovevano essere presi e poi dopo in successione anche le vicende societarie, la cessione, non cessione del presidente, fino ad arrivare ecco, al fatto che siamo, me come altri 10 giocatori, viste le 11 cessioni, siamo stati messi diciamo in grado di dover tra virgolette andare via. Quindi dispiace perché comunque sia a Siena io ho trovato un bel gruppo, una bella città e mi trovavo bene, però ecco, parentesi chiusa, insomma sono stracontento di essere venuto ad Arezzo perché comunque sia ho trovato un ambiente molto più vivo rispetto a Siena, un ambiente concentrato, un ambiente che cura appunto ogni settimana quella che potrebbe essere la partita della vita. La differenza ecco appunto di Siena dove ho vissuto 6 mesi diciamo tra alti e bassi, dove comunque sia non si respirava questa voglia di vincere. Diciamo. Nonostante sia una piazza che ha conosciuto la Serie A, no? Questo infatti mi ha sorpreso tanto, perché comunque sia non mi permetto assolutamente di dire nulla a ragazzi e staff tecnico, perché comunque sia non è mai mancata la voglia di lavorare, la grande professionalità e quindi sicuramente c'è sempre stata data una garanzia ai tifosi. È chiaro che poi purtroppo i campionati non si vincono solo coi nomi o con chi spende di più, è questo che purtroppo delle volte non si riesce a capire, quindi dispiace perché appunto è una città, una piazza che meriterebbe altro, in questo momento sta attraversando secondo me un periodo delicato, basta vedere insomma il mercato, è sotto gli occhi di tutti quello che è stato fatto a gennaio, sicuramente c'è stata un po' di confusione. Tra l'altro un po' di Arezzo l'avevi già incontrata perché Guido Carboni, no? Come sai, sì, è sì. Proprio aghetino e cioè, la media punti è leggermente aumentata, però insomma forse non so, pare che abbia fatto bene dal punto di vista dei risultati, poi punto di vista del campo non lo possiamo sapere. No, io col mister ho un bellissimo rapporto, anzi sottolineo, ci tengo, ci mancherebbe altro, anzi fosse stato per lui io sarei rimasto fino all'ultimo giorno, nel senso che comunque sia... Ci sono state delle vicende di altro tipo che mi hanno convinto e invogliato anche, cioè nel senso non voglio adesso scaricare tutto quanto su Siena, ci mancherebbe tanto, è stata anche la mia voglia nel venire ad Arezzo, però devo confermare un quesito che con Mister Carboni ho sempre avuto un ottimo rapporto e anzi secondo me sta facendo benissimo in una situazione ecco, confusionaria con dei ragazzi molto giovani, una squadra completamente nuova e quindi tanto di cappello a lui. A livello giovanile insomma ti eri davvero ben messo in mostra anche a livello no, di nazionali giovanili, poi cosa è successo? Se hai un rimpianto, se diciamo le carriere sono fatte anche a volte di un po' di fortuna? Sì, soprattutto, cioè, la fortuna però sta in tante cose, la fortuna sta nelle società che comunque si digestiscono, io purtroppo ho avuto la fortuna / sfortuna perché ho avuto la possibilità di esordire a 18 anni in Serie A con la Lazio, ma penso di essermela guadagnata perché non penso che un allenatore come Delio Rossi regali gli esordi a giovani, ma al di là di quello poi dopo purtroppo sono stato gestito male, io fino a 22 anni ero un esterno, poi da 22-23 sono diventato attaccante, e giravo in prestito in B, prestiti secchi, diritti di riscatto altissimi, mai valorizzazioni, insomma ero diciamo buttato a destra e a sinistra come insomma la Lazio ha fatto con tanti altri ragazzi, poi miliardi di infortuni purtroppo è la realtà, mi sembra anzi quasi mi viene da ridere anche a pensare che ieri comunque sia ho sentito questo dolorino e per carità non è niente di grave, però lo reputo assurdo ripercorrendo un po' le tappe della mia vita, sempre infortuni lievi, normali, che però mi hanno tolto quella continuità che per il giocatore che sono ha sempre fatto la differenza, quindi questo è quanto. C'è stata la bellissima pagina salernitana che comunque sia al quale ho sposato questa causa proprio per ovvie ragioni targate Lazio e perché comunque sia ero in un momento della mia carriera dove ero quasi obbligato a farlo perché comunque sia ero rimasto 6 mesi fuori rosa, quindi
Dico bellissima pagina perché comunque sia a Salerno tra alti e bassi, perché ho avuto anche molti problemi fisici lì, però sono riuscito a dimostrare le mie qualità avendo una buona continuità e a vincere un campionato dove da capitano insomma nelle partite più importanti è il mio motivo d'orgoglio più grande, perché penso che insomma vincere lì per un giocatore di tutte le categorie penso che possa sempre fare la differenza. E il resto è storia recente, insomma il progetto del Siena e adesso penso all'Arezzo, penso a finire questo campionato il meglio possibile e a dare il mio contributo veramente al massimo per l'Arezzo. Ecco, ci ha dato uno spaccato di come vengono gestiti però i giovani, no? Che non è molto incoraggiante anche per il calcio italiano, No, no, io ho dato uno spaccato della Lazio, no? Sì, della Lazio. non ho problemi a dirlo perché ormai ho chiuso i miei rapporti con la Lazio, ma non sto dicendo niente di male alla fine, cioè, è la realtà perché lo si vede anche con tanti altri ragazzi dopo di me, basti pensare che forse l'unico giocatore che si è tenuto la Lazio è Cataldi, cioè, per il resto solo giocatori stranieri comprati fuori e mi sembra assurdo che una società come la Lazio da 15 anni non sforni un giovane, da De Silvestri siamo passati a Cataldi. Significa che comunque sia questi giovani vengono un po' abbandonati a loro stessi. Poi io ho cercato sempre di dare il massimo, alla fine in B mi sono sempre ritagliato il mio spazio, ecco come hai ricordato tu, l'Under 21. Poi l'altra grande problematica sono gli infortuni. Uno nel calcio ha bisogno di star bene, soprattutto io. Per il tipo di giocatore che sono, ho bisogno di star bene, quindi quando quella viene meno, le difficoltà chiaramente aumentano. Ecco, a Salerno ci fu anche quella giornata, insomma, di paura anche. Sì, a Salerno ci fu quella giornata di paura, quindi insomma, non me la spiego perché ero rientrato da 3 settimane prima per un altro infortunio banalissimo al ginocchio, che comunque si è tenuto fuori. Era una giornata bella per me perché comunque sia rientravo in campo dopo un po' di tempo e mi sono risvegliato in ospedale, mettiamola così, Ah, sì. però è stato solo un brutto incubo e Poi quella fortunatamente partita, se non sbaglio, fu interrotta per fu un quarto interrotta, d'ora, no, circa, fu in attesa di interrotta, sì, fu notizie. interrotta, poi quella partita i miei compagni la vinsero, quindi fu sicuramente una bella gioia sapere che poi dopo avevano, tra virgolette, vendicato sul campo il mio infortunio. È stato un brutto spavento, io ricordo poco per fortuna, quindi insomma, è passato tanto tempo, è tutto a posto, ho ripreso a giocare tranquillamente. Ho avuto un po' di difficoltà perché sono stato un po' stordito, diciamo, anche nel rientro in campo, però acqua passata. Riccardo, la coppia greco-mendicino, come ti sembra? Se l'hanno presi vuol dire Sì. che qualcosa ci hanno Secondo me è una anche a coppia livello di appena compatibilità. assortita perché Greco è un uomo d'area di rigore, Mendicino è uno che svaria e crea spazi, quindi dovremmo cambiare gioco perché a parte il gol che aveva fatto di testa sabato scorso Greco, insomma, questa è una squadra che deve giocare a palla a terra, con Tremolada e loro due davanti le soluzioni ci sono, ma è quasi tutto palla a terra. No, Quindi gioco possesso. secondo me tecnicamente facciamo un passo in avanti, anche come tipo di gioco, perché il lancio lungo, il cross in aria, la spizzicata, basta. Tra l'altro, no, sai, hai detto che Greco ha debuttato subito, ha fatto 2 gol in 5 minuti. Sì. Speriamo, ti auguriamo ovviamente un debutto, se non uguale, almeno simile. Un bel gol allo stadio di Arezzo. Sì, no, ma infatti ripeto, ci speravo domenica, insomma, quindi mi è dispiaciuto come è andata, mi è dispiaciuto a livello generale anche, ripeto, non aver dato magari un contributo massimale per questo problemino. Però la cosa bella nel calcio è che c'è sempre la domenica dopo, quindi l'importante è lavorare, testa bassa, il lavoro paga sempre. Quindi insomma speriamo già da sabato in questo caso di fare una grande partita. Poi i gol sono la conseguenza delle prestazioni, ho imparato nella mia vita, quindi l'importante è lavorare bene per la squadra e i gol arrivano quando meno te l'aspetti. L'ultimo è quello, se non sbaglio, che hai realizzato alla Pistoiese, no? Che hai risolto Sì, una sconfitta che stava maturando sul tacco di Yanga, se non, una mischia che alla fine, insomma, ha tolto una situazione che si stava facendo, in quel caso per il Siena, forse pesante.